tutti con gli scarpini e calzoncini corti in campo per la solidarietà. Comune, forze dell'ordine e di polizia, vigili del fuoco ed ASP Muzzibetti pronti all'inedita sfida di calcio per una nobile causa. La terza edizione del torneo in amicizia, in programma sabato 15 giugno alle ore 14 allo Stadio Comunale Corrado Bernicchi con ingresso libero, permetterà di condividere anche momenti di divertimento, oltre ai doveri di tutela della legalità e della sicurezza nell'esercizio dei rispettivi compiti istituzionali. Un torneo che sale a 6 squadre grazie alle 2 new entry della rappresentanza dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale e Distaccamento di Città di Castello e dell'ASP Muzzibetti, a cui poi alla fine sarà devoluta la raccolta fondi. Diciamo che questo è un appuntamento che oramai caratterizza la stagione estiva, il trofeo è in amicizia, quindi anche lo spirito è quello della collaborazione, una collaborazione che è costante durante l'anno nell'attività quotidiana, che si ritrova in un momento conviviale, sportivo e anche di solidarietà. Ovviamente ringrazio tutte le squadre che parteciperanno, i ragazzi che parteciperanno, tutti gli organizzatori di questo evento, perché quando si organizza questo evento c'è dietro chi organizza, lavora, opera affinché che si possa concretizzare. Ringrazio ovviamente gli sponsor, in primis Carto Edit che mette a disposizione anche i premi. Il rapporto è un rapporto di amicizia e la parola amicizia è il filo conduttore di questo momento calcistico. Noi viviamo nel quotidiano un rapporto di sinergia stringente con le forze dell'ordine, con i vigili del fuoco, e quest'anno ovviamente si aggiunge la Muzzibetti, perché la Muzzibetti sarà l'oggetto della solidarietà, e infatti sarà fatta una raccolta fondi cui il ricavato sarà devoluto proprio alla Muzzibetti. Le due formazioni vanno ad aggiungersi alla Guardia di Finanza alle selezioni dei Carabinieri e della Polizia di Stato già protagoniste l'anno scorso insieme alla rappresentativa del Comune capitanata dal sindaco Luca Secondi e dall'assessore Riccardo Carletti nell'ambito di 2 gironi a 3 squadre estratte a sorte proprio questa mattina nel corso della conferenza stampa, nella quale è stato ribadito proprio dai 2 amministratori l'amicizia e la voglia di stare insieme, che caratterizza l'iniziativa fin dalla sua prima edizione. Sì, è la stagione dello sport, a dir la verità. La Città di Castello sono tutte stagioni dello sport, ma diciamo degli sport all'aperto e anche dei tornei appunto dell'amicizia, fatti per magari per condividere momenti di solidarietà. Quindi con piacere annunciamo che al quadrangolare a cui facevano parte Polizia, Carabinieri, Finanza, Amministrazione Comunale, abbiamo aggiunto quest'anno i Vigili del Fuoco e anche la SP Muzzibetti, a testimonianza che quando c'è di mezzo la solidarietà e l'amicizia il cerchio si può sempre allargare. E come sempre si terrà il Bernicchi, una formula nuova, non sarà 11 contro 11 ma ci saranno 2 campi divisi a metà per 8 giocatori. E chiaramente l'amicizia è il titolo del torneo, ma in campo, come in tutti gli anni, ci saranno atleti che vogliono vincere, anche perché c'è un palmares, c'è un albo d'oro da aggiornare, dove per fortuna l'amministrazione comunale si è iscritta incredibilmente vincendo la prima edizione, ma è anche piacevole condividere un momento di sport con quella che è la parte migliore del paese, vigili del fuoco, operatori sanitari, forze dell'ordine in generale, e quindi è una partita che ha molti valori di cui parlare. Tra l'altro ci sarà anche una sorpresa nell'arbitraggio di questo torneo, perché sembra che da quanto so è stata designata la famiglia Benni, il padre arbitro e i figli guardalini, caso unico in Italia, e che ribadisce quanto sport ci sia in questa città, quanta voglia ci sia di fare sport e anche di legarlo a cose importanti. Quindi con piacevole soddisfazione non vediamo l'ora di giocare al nostro stadio Bernicchi, che per gente che oramai ha appeso le scarpe al chiodo è sempre un'occasione particolare, e tutto questo chiaramente condividendo i valori che abbiamo già detto, che poi finiranno con un terzo tempo tutti insieme prima di vedere il debutto della nostra nazionale ai europei. Quindi tutti al Bernicchi per il torneo dell'amicizia. Anche i rappresentanti delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco hanno evidenziato la condivisione dello spirito dell'iniziativa. La sinergia, la solidarietà e il piacere di ritrovarsi insieme in un contesto sportivo che è ideale per favorire la conoscenza reciproca e la sintonia. Valori aggiunti nell'esercizio delle rispettive responsabilità nei confronti della collettività.
Il vicepresidente vicario del Comitato Umbro della FIGC, Claudio Tomassucci, nel portare il saluto del presidente e sottolineare la valenza sportivo-solidale della manifestazione che esalta ai massimi livelli i valori autentici dello sport, ha rimarcato la collaborazione preziosa dell'Associazione Italiana Arbitri per le designazioni che metterà ancora una volta a disposizione regalando una pagina unica per il calcio a livello locale e regionale. È importantissimo, prima di tutto perché il gruppo che si è formato alla Muzzibetti è molto grintoso, ma lo fa soltanto per divertimento. Se poi ci scappa una vittoria non guasta, però sicuramente ci sono più forze che sono più preparate. E solidarietà per quanto riguarda noi è stato un periodo che ci è stata dimostrata e andiamo avanti con più grinta che mai, sempre per gli ospiti, per la qualità della loro vita, anche se stanno lì e sono come a casa. Anch'io posso dire che è sicuramente un'occasione importantissima per, sia per i valori che trasmette lo sport, che sono valori di, diciamo, di gruppo, di comunione, di vita insieme, e inoltre è un'occasione sempre importante per dimostrare anche la grande sintonia che c'è tra noi forze dell'ordine e tutta l'amministrazione in generale, quindi sicuramente un'occasione positiva per tutti. Sì, è sicuramente lo sport un fattore di aggregazione, quindi mi rifaccio alle parole che ha detto il collega, e in questo caso ovviamente sarà un'occasione magari più leggera rispetto a quelle che normalmente ci interessano, che comunque ci vedono comunque collaborare a tutto tondo, quindi anche in questo caso saremo vicini proprio per veicolare i valori che appartengono allo sport. Per quanto riguarda noi, oltre che associarmi a ciò che hanno detto i colleghi delle altre forze di polizia, chiaramente non posso che confermare che sicuramente sono quelle circostanze che ci consentono come carabinieri, come già avviene in effetti, di inserirci sempre di più nel tessuto sociale, di partecipare alla vita collettiva, quindi una circostanza a cui aderiamo molto volentieri, ben venga. Mi associo ai colleghi, sicuramente un momento di condivisione tra le istituzioni e il territorio e anche un momento di condivisione tra noi forze dell'ordine per stare una giornata insieme in un ambiente tranquillo e di una giornata di sport. Sì, senz'altro, sono veramente onorato di essere qui e stare vicino a tutti, perché effettivamente è una cosa bellissima, anche perché è un torneo rivolto nel senso dell'amicizia, vuol di tutto queste due parole, perciò io credo che devo ringraziare io all'amministrazione comunale, a tutti quelli che mi hanno chiamato, perché è un onore per me essere qui e rappresentare tutti quanti facendo dei bei regali con dei trofei. Abbiamo cambiato, non abbiamo fatto le coppe, abbiamo fatto dei trofei per tutti, anche per il miglior portiere, importante dal momento che ero portiere io.